Incontriamo Enzo Scotti. Vincenzo Scotti, insomma, non necessita di ulteriori presentazioni. È interessante, insomma, lui è stato sicuramente un protagonista di quella che viene chiamata Prima Repubblica, però insomma è presente in questo convegno organizzato dall'Associazione Politica e Cantiere, che insomma è un convegno che è proteso verso il futuro e in cui si parla di Europa. È importante perché, nonostante siano passati tantissimi anni ormai dai famosi patti di Roma, questa Europa oggi vacilla anziché progredire verso diciamo una unione. È un soggetto politico vero e proprio, dopo tanto tempo, insomma, uno potrebbe anche pensare che siano arrivati i tempi maturi, invece addirittura ci sono voci che puntano alla disgregazione, come per esempio quelle voci che sono tante, di vari stati che vogliono sospendere gli accordi di Schengen. Ecco, Vincenzo Scotti come commenta, lui che appunto è stato a cavallo tra il passato e il futuro, e a cavallo anzi? Ma due cose rapidissime. La prima, l'Europa ha percorso una strada positiva, anche se incontrando degli ostacoli, delle difficoltà, dei problemi. Cioè, in fondo, in Europa si è determinato un lungo periodo di pace, di prosperità, di crescita, e questo è un elemento. Se pensiamo che l'Europa aveva vissuto due grandi guerre mondiali e che aveva dietro le spalle un lungo periodo di lotte, di religioni e di scontri pesanti, uno pensa che cosa è stato fatto. Qual è la crisi di oggi? La crisi di oggi è che l'Europa rischia di perdere la sua identità, il suo ruolo e la sua funzione quando non è in grado di affrontare i temi drammatici che sono sul tappeto. Quello che è cambiato: noi continuiamo a pensare, per esempio, prima grande questione, che i flussi migratori attuali siano un problema contingente, di emergenza. No, sta cambiando un equilibrio demografico, economico, sociale in una grande area che è quella euro-mediterranea, dove ci sono problemi che riguardano l'economia e quindi la povertà e la miseria, ma riguardano anche le guerre, le distruzioni, cioè quindi il rifugiato politico. Ma questo non è destinato a finire qui, è un problema che l'Europa deve affrontare, non alzando mure all'esterno come tenta di fare con Schengen, o di elevare muri all'interno nelle città dove non riesce a realizzare integrazione tra i nuovi europei, perché in Francia i giovani che sono diventati poi cittadini francesi provenienti dai paesi del Mediterraneo sono francesi e non sono stati integrati all'interno. E secondo, l'Europa non riesce ad affrontare la crisi economica e il ruolo dell'Europa nel contesto del cambiamento globale, cioè l'Europa è un'area che ha il 7% di popolazione, ma in caduta continua, un 20% oltre di reddito, di PIL, e il 50% di welfare. Ora, come fa a sostenere tutto questo se non attraverso un processo di sviluppo, di crescita, di innovazione? Ecco, qui l'Europa è venuta meno, lasciando i paesi soli, con una frammentazione. Non esiste una forte ricerca in Europa comune, un grosso impegno nella formazione dei giovani in Europa, non una nascita di impresa europea, di dimensioni europee, ma è sotto la spinta dei multinazionali che vengono soprattutto dalle grandi aree Stati Uniti e paesi emergenti. Oggi l'Europa non sa scegliere se il suo futuro tra essere un'area che guarda verso l'est dell'Europa o verso il Mediterraneo, non riesce a combinare le sue funzioni
in una visione strategica di integrazione tra l'est dell'Europa e il Mediterraneo. Abbiamo visto Putin affacciarsi nel Mediterraneo in questo momento e porsi come un attivo protagonista nelle vicende politiche mediterranee. Questo sono i problemi e le sfide. Tutto questo non lo si può, queste sfide non le si possono affrontare senza una maggiore coesione all'interno dell'Europa nelle istituzioni europee. Ecco, le istituzioni europee sono appunto, diciamo, quello che io ritengo anche, si potrebbe dire, un altro delle entità sul banco degli imputati. Questa Europa si è trasformata nel tempo, io penso non era nel progetto, diciamo, nell'idea di Spinelli e Colorni, in un grande carrozzone burocratico, che poi dà la possibilità a delle entità, soprattutto economiche, come la Germania, quindi sì, in questo caso la Merkel, poi alla fine di dirigere effettivamente le cose con un peso politico, che ha un peso politico di tipo nazionale, non di tipo europeo. Ecco, c'è stata la visita recente, ieri se non sbaglio, di Renzi proprio a Ventotene. Lei che ne pensa? Il problema vero è l'Europa, di fronte alle sfide che venivano avanti, si è chiusa e ha affidato a dei meccanismi burocratici e quantitativi le proprie azioni e i propri interventi. Il 3%, cioè prendiamone uno tanto, cioè ci siamo posti tanti vincoli, togliendo alla politica la responsabilità di intervenire di fronte alle situazioni che cambiano. Non ci si può affidare a una continuità meccanica, burocratica, quantitativa. Bisogna che la politica sappia decidere, scegliere e andare anche oltre e correggere, integrare, cioè è un deficit di azione politica che non viene vincolata da decisioni burocratiche o puramente amministrative, se no si finisce come in un condominio, cioè affacciamo un regolamento, poi fissiamo un organismo che fa applicare quantitativamente chi è dentro, chi è fuori, tu sei 3,1, vai fuori, tu sei 2,8, ma questo va deciso rispetto a una politica di sviluppo e di crescita, il coraggio di affrontare situazioni da situazioni, anche tutti i problemi che sono, la sua osservazione è giustissima, questo è il nodo critico dell'Europa, no? in questa direzione, quella che bisogna però spingere l'opinione pubblica a organizzarsi nei partiti e a concorrere a questo cambiamento in Europa. Io volevo fare una domanda, Scotti, diciamo, come testimone di una politica appunto che appunto riguardava il tardo dopoguerra e così via. Che tipo di consapevolezza europeista c'era nei partiti all'epoca, oltre che nella Democrazia Cristiana, anche negli altri partiti? Vede, il grande merito, lei ha ricordato Ventotene. Se non ci fosse stato uomini e partiti capaci di raccogliere il messaggio e di trasformarlo in realtà, se noi pensiamo a 3 leader europei, a De Gasperi, Adenauer, Schumann, che raccolsero quel messaggio e cercarono di dare sostanza a quel messaggio e di portare i propri partiti, che erano anche riluttanti ad andare. Non è che ci fosse un consenso plateale. Quando De Gasperi chiese a Campilli di sentire imprenditori e sindacati sulla costituzione della comunità del carbone e dell'acciaio, l'Italia era contraria, imprenditori, in questo. Noi non abbiamo materie prime, noi non abbiamo questo, noi finiremo schiacciati, noi finiremo questo. Dei sindacati, solo la CISL si pose il problema e aderì in quella direzione e considerò quella un'occasione straordinaria per il nostro paese. Non diamo tutto facile, no, furono anni anche difficili che portarono piano piano il Parlamento italiano a raggiungere una certa unanimità, anche il Partito Comunista, che era contrario a quel
processo di integrazione europea. Cioè, il problema è che oggi si pensi così, che fu facile, non fu assolutamente facile, non fu assolutamente un cammino semplice, e i leader politici, i grandi leader politici, si trovarono di fronte a difficoltà e opinioni. Se leggiamo anche il carteggio tra De Gasperi e Adenauer, come per esempio fu difficile mettere insieme opinione pubblica francese e tedesca sulla collaborazione comune, no? E questo sono dati, oggi sembra tutto scontato, no? Ripropone che cosa ai giovani? L'idea che la politica è coraggio e andare o buttare il cuore oltre l'ostacolo se si vuole riuscire a realizzare qualcosa di positivo in cambiamento. E quindi, diciamo, in conclusione, sicuramente possiamo fare con queste ultime considerazioni un apprezzamento, possiamo dare un apprezzamento a questa politica che possiamo ricordare, comunemente si ricorda come politica della prima Repubblica italiana, che invece forse ha dimostrato più spirito europeista di quella attuale. Considerando peraltro, come giustamente diceva, la difficoltà, ma io dico, aggiungo, proprio perché si usciva, o perlomeno si era vicini alla conclusione di un conflitto bellico che, insomma, di ferite ne ha lasciate tante, nonostante questo alcuni trascinarono e riuscirono a convincere altri, le maggioranze, e poi a intraprendere questa strada. Speriamo che la politica attuale ci porti, il futuro ci porti all'arrivo. Grazie. Grazie.